gli italiani li abbiamo fatti, non li abbiamo fatti. Boh. Io ricordo un bellissimo intervento di uno dei più grandi giornalisti italiani, Indro Montanelli, che all'esito di una delle ultime alluvioni della fine degli anni 60, l'alluvione del 1970 a Genova, peraltro so che voi siete dei melomani, dei musicologi, quindi andatevi a riascoltare Dolce Nera di De André, che racconta in maniera così efficace quell'alluvione del 1970. E Indro Montanelli, con la sua solita arguzia e con la sua solita incisività e anche con la sua solita causticità, ebbe a dire che il Padre Eterno, quando si mise a fare il mondo, fece il Giardino d'Europa, e il Giardino d'Europa è il nostro paese. Poi si rese conto di essere stato un po' sperequato, un po', cioè di aver dato troppo a questo pezzo di territorio. E allora, siccome il Padre Eterno è, oltre che misericordia, è anche somma giustizia, decise di creare gli italiani per compensare la grandezza del territorio con qualcuno che in qualche modo doveva bilanciare la grandezza. Perché vedete, al di là delle facili battute, io credo che il modo migliore per affrontare i problemi, ce lo insegna la scienza medica, è quella di conoscere le malattie, è quella di conoscere le cause per le quali determinate situazioni si generano. E allora non è né un atteggiamento più o meno così esterofilo o quello per il quale tutto quello che avviene dalle altre parti è migliore di quello che avviene da noi. È soltanto la necessità di una presa di coscienza di chi siamo e di come abbiamo nel corso del tempo gestito questo territorio, ci siamo rapportati a questo territorio. E allora, siccome io credo moltissimo alle cosiddette giovani generazioni, del motivo per il quale, come ricordava la preside, amo laddove mi è possibile andare negli istituti scolastici, non nel mondo della scuola, perché credo moltissimo che non retoricamente ma praticamente si costruisce il futuro attraverso le nuove generazioni, un dato quasi fisico, quasi inevitabile.